Questa non ci voleva. Mara Venier si è svegliata senza voce. La conduttrice si è mostrata su Instagram stamattina quasi afona, ma con un filo di voce è riuscita ad aggiornare i suoi fan. L'occasione per farsi sentire in realtà è stata un'altra. Mara teneva ad augurare a chi la segue una serena Pasqua. Domani sarà in onda con Domenica In e di sicuro farà i suoi auguri anche in diretta su Rai 1, ma negli anni ha stabilito un filo diretto sui social con chi la segue e ha un bel rapporto con i fan. Per questo racconta loro tutto ciò che le succede, compresi questi piccoli incidenti di percorso che proprio non ci vorrebbero. Mara Venier è senza voce. Domenica In è a rischio? Probabilmente no. La conduttrice non ha minimamente accennato a questa eventualità, motivo per il quale è facile credere che andrebbe in onda lo stesso. Troverebbe nel caso una soluzione insieme alla sua squadra, ma Mara ha dimostrato che niente e nessuno la abbatte. È andata in onda con il piede ingessato e dopo essere caduta dietro le quinte. Dopo aver superato tutto questo, cosa potrebbe mai farle un abbassamento di voce? Sono completamente senza voce. Speriamo che domani la voce torni. Non so come farò a fare Domenica In. Questo è il massimo della mia voce oggi. Vabbè, speriamo bene. Queste sono state le sue parole su Instagram, prima di fare gli auguri di Pasqua e di aggiungere che da quel momento in poi non avrebbe più parlato. Mara Venier ha già iniziato una cura per riuscire a recuperare in fretta la voce e dovrà usarla il meno possibile per sperare di andare in onda normalmente domani. Thank you.